Siamo una coppia da 12 anni, a giugno ci sposiamo e a dicembre 2020 abbiamo comprato la nostra prima casa. In questo canale vi raccontiamo tutto il nostro percorso e progetto di ristrutturazione completa. Io sono Anna Chiara. Io sono Marco. E lui è Cesare. Tanto sto bene. Anzi, probabilmente. Quando abbiamo aperto il nostro canale YouTube, ci siamo posti l'obiettivo di pubblicare un video ogni 2 settimane per raccontarvi la nostra esperienza di ristrutturazione. Purtroppo però in questi ultimi giorni siamo sommersi di cose da fare e non riusciamo a creare dei contenuti lunghi e interessanti, ma soprattutto a montare i video. Quindi abbiamo deciso di pubblicare un video al giorno per raccontarvi e per rendervi partecipi delle emozioni e delle cose da fare prima del trasloco. Ieri purtroppo abbiamo avuto un grosso imprevisto e non siamo riusciti a registrare il giorno meno 32, quindi ripartiamo da oggi. Oggi è il 30 di marzo e siamo a quota meno 31. Meno 31. Allora, ieri è stata una giornata molto tosta e non siamo riusciti purtroppo a fare il video come vi abbiamo anticipato prima. Cosa abbiamo fatto? Finito il lavoro, quindi verso le 18, eravamo alla casa nuova perché ci ha chiamato il nostro piastrellista che dal giorno successivo, quindi da oggi, avrebbe dovuto iniziare a posare le mattonelle. E noi abbiamo deciso, per risparmiare un po', di portarci da soli le mattonelle dal giardino dove sono adesso i bancali al piano dove verrà effettuata appunto la posa. Per risparmiare appunto, perché il nostro piastrellista ci aveva chiesto 460 euro per fare solo questo lavoro, quindi il trasporto. Quindi siamo andati con l'obiettivo di fare tutto noi e dovevamo assolutamente concludere entro la serata. Però abbiamo sottovalutato la situazione. Sì. Infatti le nostre piastrelle sono 20x120 la dimensione e sono composte in pacchi da 7, mi sembra. I pacchi erano un totale di 80 e sono 29 kg a pacco, sicuro perché c'è scritto. Sì. Quindi io sono arrivato dal lavoro prima di lei, ho iniziato a portare questi pacchi. Erano in giardino, dovevo fare circa 10 scalini, una decina di scalini, e in più un po' abbassato perché c'è anche il ponteggio sopra. Quindi non c'è accesso libero. Ho portato tutte quelle per il salotto, che saranno stati circa una quindicina di pacchi, quindi fate 29 kg per 15, sono un sacco di chili. Infatti, io non riuscivo a alzare i pacchi, sono arrivata con tutte le buone intenzioni ma non ce l'ho fatta, quindi mi limitavo con il taglierino ad aprire le confezioni. Ecco, dopo a un certo punto mi sono inciampato con ovviamente il pacco in mano sopra gli scalini, avevo già finito tutti gli scalini, mi sono inciampato, non sono riuscito a tenermi, non so come si dice, a sbilanciarmi indietro, no? Quindi sono rimasto sbilanciato in avanti, ho fatto un po' di metri così e sono caduto sulle piastrelle, cioè con le piastrelle sul braccio e io sopra le piastrelle, però le ho salvate, se ne è rotta una sola. Se ne è rotta una sola, quindi non c'è problema, però gli si è rotto il suo braccio in compenso. Sì, penso che si sia scheggiato l'osso, però non sappiamo perché non siamo andati in pronto soccorso a fare i raggi, si è un po' gonfiato, adesso vediamo nei prossimi giorni come va. Quindi per questo motivo non abbiamo fatto il video perché tra l'altro alle 7 più o meno è venuto un nostro amico molto gentile con un furgone per accompagnarmi da Bricoman a ritirare le porte. Infatti Bricoman la mattina stessa ci aveva mandato una mail dicendo che l'ordine era pronto e che avevamo 3 giorni di tempo per il ritiro perché altrimenti avremmo dovuto pagare il deposito. Quindi la sera stessa siamo andati con questo nostro amico, sono andata io con questo nostro amico a ritirare le porte e poi le abbiamo portate alla casa. Dopodiché siamo andati a mangiare la pizza perché uno, non avevamo voglia di cucinare e due, volevamo anche un po' sdebitarci con questo nostro amico. Quindi siamo andati a mangiare la pizza tutti insieme e ora che siamo arrivati a casa erano le 11, lui non stava tanto bene, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di cose non siamo riusciti. Quindi aspetta però, perché loro si staranno chiedendo come ho fatto a portare le altre piastrelle. Ah sì? Cioè, se alla 15ª mi sono sdraiato dal terra. Arrivare 80 ce n'è. Ecco, è venuto mio fratello e mio papà, infatti li ringraziamo infinitamente anche loro. Sì. Abbiamo chiamato i rinforzi e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma un giorno ci sdebiteremo. Sì, grigliatone a casa nostra. Quindi questo è stato ieri. Poi siamo andati a dormire, abbiamo dormito come i sasti, avevamo un sonno tremendo. E invece oggi giornata un po' più tranquilla, quindi ci siamo dedicati più alla burocrazia,
Abbiamo disdetto il contratto con la team che abbiamo in questa casa per la linea internet perché ci siamo sempre trovati bene, devo dire la verità, però è troppo costoso e quindi abbiamo deciso Sì, di fare la costa. disdetta e invece di appoggiarsi a un altro fornitore per la casa nuova. E questo l'abbiamo fatto oggi perché è uscita un'offertona su Sorgenia per la fibra. Che è già il nostro fornitore della luce, non abbiamo il gas, altrimenti avremmo fatto anche quello. E l'offerta prevedeva un buono Amazon da 50 euro, 18,90 euro al mese per 12 mesi e 28,90 euro al mese per i successivi 12 mesi, 12 mesi. quindi per il secondo anno. Modem gratuito, insomma, attivazione gratuita, straconveniente, l'offerta scade domani, quindi Quindi noi affrettatevi. l'abbiamo fatta subito perché secondo noi è proprio merita davvero. Cioè, noi ci Sì. siamo sempre trovati bene anche con Sì, l'energia, dovete no? assolutamente affettarvi subito. Affettatevi. Iscrivetevi a Sorgenia perché secondo noi merita veramente. Poi è un bel programma di fedeltà, quindi Sì, è un dà bel tanti programma di premi. fedeltà, puoi invitare gli amici e è anche online, non come gli altri che cercano. È online sul Sì, serio, puoi fare tutto online è tutto direttamente dal online. computer senza dover telefonare a nessuno. Gli lasciamo qua sotto il codice amico, così se volete iscrivervi potete sfruttarlo per avere uno sconto fino a 60 euro. Sì, Esatto. fino a 60 euro. Quindi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo disdetto la team e ci siamo invece iscritti a Sorgenia per la fibra. E poi cosa abbiamo fatto oggi? Poi mi sono accorto di un piccolo Ah, problemino, sì. appunto per questa promozione di Sorgenia che scade domani. Allora ho iniziato a pensare e ho scoperto che noi praticamente la casa dove la casa nuova ha la linea telefonica che arriva ancora con I i pali. pali di legno addirittura. Quindi non è interrata nella strada. E mi sono accorto che non abbiamo fatto una predisposizione per entrare con la linea telefonica. Quindi ho chiamato l'elettricista, allora mi sono informato eccetera eccetera e praticamente è un vero peccato perché molto tempo fa il nostro muratore che ha dovuto fare lo scarico Del bagno giù per no, la in realtà tutto lo scarico della sì. casa, è dovuto arrivare con un camion. Una ruspetta. No, è arrivato con il camion con la ruspa sopra e il braccio per mettere la ruspa in giardino. E addirittura è anche stato non tanto simpatico perché è arrivato, il braccio era troppo alto, ha scoperto che non passava perché c'era la linea telefonica, quindi ha dovuto andare via, tornare con un camion più piccolo, buttare di là la ruspetta, fare lo scavo per tutto la Sì, per fogna, per la l'impianto della fogna. fognatura. E basta, E quindi avremmo adesso. potuto farlo prima se solo Sì. qualcuno ci avesse pensato, è solo che paghiamo la gente. No, dai, non ti arrabbiare. No, è così, cioè paghiamo persone che dovrebbero coordinare i lavori e invece non coordinano un tubo. Questa è la verità. Ecco, quindi Quindi, adesso dovremmo riprendere lo scavatore. ecco. Oppure scaviamo con Esatto. mano. Tanto sto bene. Anzi, probabilmente scaveremo a mano perché non, cioè, non ripaghiamo lo scavo con la ruspa. Comunque adesso domani ci incontriamo con l'elettricista e tutte le persone necessarie e ci accordiamo su come fare, ci diranno anche loro su come Domani no, fare, giovedì. ecco. Ah, domani è giovedì? Ah no, allora venerdì. Vabbè, insomma, nei prossimi giorni. Quindi, spiacevole sorpresa, burocrazia e basta, non abbiamo fatto altro oggi. In realtà giornata tranquilla, ci rilassiamo un po', dopo che ieri abbiamo corso come disperati. E adesso facciamo il pranzo per domani perché noi ci portiamo la schiscetta al lavoro perché non abbiamo la mensa. E chi non sa cos'è la schiscetta? La schiscetta, la vaschetta con le cose da mangiare dentro, no? Pranzo al sacco, ecco, si dice così in italiano forse. Quindi adesso schiscetta, ceniamo e poi doccia e nanne. Ah, è una cosa, quindi ho chiamato anche Sorgenia per chiedere, perché noi non abbiamo la linea, se attiviamo la fibra adesso arriva il tecnico e non sa dove mettere il filo. E quindi mi hanno garantito che c'è la possibilità, hai 60 giorni di tempo per l'attivazione normale. Quindi in 60 giorni puoi anche disdire il contratto. Se vuoi rinunciare ai 60 giorni, ne hai 14 e loro dopo il 14esimo vengono a montare la fibra. E quindi gli ho chiesto, noi faremo quello da 60 e quando se avremo i lavori finiti prima dei 60, li chiamiamo e arrivano. Top. Sì, questo è tutto per oggi. Vi salutiamo.
Li salutiamo già. No, lasciateci un mi piace qua sotto per supportarci nei nostri video se vi piacciono, se vi piace questo nuovo format. E iscrivetevi, attivate la campanellina. Se non volete perdervi la ristrutturazione finale. Dopo questi... se non volete perdervi tutta il progetto... come si dice? Lo dico l'esito io. Della ristrutturazione. Ecco, lo dico io, se non volete perdervi la casa... sì. Finita. Dai che tardi. E basta, vi ringraziamo, ci vediamo. No, volevo dire una cosa, mi sono dimenticato. Sì, dai, arriva tutto. Ah, finiti questi 30 giorni, ci sarà l'home tour della casa finita, quindi mi raccomando, seguiteci, rimanete connessi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie.